Ci siamo confrontati prima della gara in settimana, prima della gara abbiamo parlottato e Coach Vertemati era oggettivamente spaventato da una viola enigmatica. E così è stato, la viola vince inaspettatamente al Palafacchetti, te l'aspettavi? Ma allora, mi aspettavo che poteva venire fuori una partita di questo tipo, purtroppo è venuta fuori esattamente la peggior partita che mi ero immaginato, ovvero una partita in cui noi, con ansia, devo dire, nel primo tempo, sbagliando tiri liberi, sbagliando canestri da sotto, innervosendoci con gli arbitri, poi siamo andati con la paura di perdere fino alla fine, mentre la Viola ha giocato molto bene. Bisogna fare i complimenti alla Viola perché si è passata la palla, ha fatto valere le sue caratteristiche, ha aperto il campo, ha giocato penetro scarico, e nel secondo tempo ha anche cominciato a segnare da 3 punti canestri importantissimi con Vosquil, che nel primo tempo eravamo riusciti un po' a limitare. Ma onestamente tutti i giocatori della Viola oggi erano sul pezzo, hanno fatto la partita che dovevano fare. Noi non possiamo pensare di buttare via tutto quello che abbiamo fatto fino adesso, ovvero un campionato che nonostante i nostri limiti ci ha portato ad avere 28 punti finora, però bisogna anche dire che oggi abbiamo completamente sbagliato, complice anche una bella prestazione di Reggio Calabria. Non ho ancora visto con calma il gruppo WhatsApp, volevo sapere il tuo voto per l'MVP del premio dedicato al nostro collega Domenico Durante. Sì, ho votato Carotti perché è un ragazzo giovane, è un ragazzo che ha giocato con una personalità invidiabile e che ha tenuto in mano la squadra anche nei momenti difficili, facendo vantaggio sia nell'uno contro uno che nel pick and roll. E secondo me, pur magari potendo indicare anche qualche altro giocatore come Fabi, che è un giocatore affermato, mi piaceva premiare un ragazzo giovane che ha fatto davvero molto bene, a cui faccio i miei più sinceri complimenti. Io non sono un tecnico, ma votavo Rossato, mi sono permesso, Coach. Hai fatto benissimo perché è un altro ragazzo giovane che ha fatto cose importanti, anche cose che magari non stanno sempre nella sua faretra, tipo tiro da 3 punti, canestri in reverse di grande tocco, oltre al solito apporto difensivo. Va benissimo anche Rossato, però ho votato Carotti ormai. Parlavo con la moglie di Mimmo durante l'intervallo in compagnia di Paolo Taddeo e doveva vincere, secondo la moglie, la squadra che ne aveva più bisogno. Penso che è andata bene così. Sicuramente la Viola aveva un grande bisogno, però anche noi avevamo una forte motivazione che poi si è tramutata in angoscia. Sono stati più bravi di noi anche per questo motivo qua, perché la loro motivazione forte di classifica non li ha angosciati. La nostra, vuoi che perché ci sentivamo anche in obbligo giocando in casa contro l'ultima in classifica, ci ha schiacciato. Però non voglio togliere i meriti a Reggio Calabria, perché semplicemente dire che noi eravamo angosciati sembra voler togliere dei meriti. Loro hanno fatto la partita che dovevano fare, faccio i miei complimenti anche a Bolignano, ha tenuto la squadra tranquilla anche quando noi siamo tornati sotto, mentre noi non siamo riusciti mai a mettere il naso avanti ed è impensabile, commettendo anche poi qualche errore di troppo in difesa alla fine, pensare di poter vincere una partita. Adriano. Grazie a voi.